Ma quanta vitalità hanno questi criceti? Secondo me c'è un segreto. Scopriamolo insieme. Chi di voi ha mangiato i semi di girasole e si è sentito dire che sono cibo per criceti? Alzi la mano. A me è successo tante volte e sempre con la stessa battuta. Ma sapete una cosa? Sono contenta di condividere lo stesso cibo di questi simpatici animaletti, perché i semi di girasole possono fare bene anche a noi. Ma davvero? Certo, come tanti altri semi, sono un super cibo. E bravi criceti, per questo avete tanta energia e correte sempre nella ruota. Anche noi abbiamo bisogno di energia e allora mangiamo i semi di girasole. In che modo? Ve lo spiego io. Con quattro ricette super originali, super nutrienti e super buone. E come sempre vi racconterò perché fanno tanto bene, così li mangerete con più soddisfazione e consapevolezza e sono convinta assorbirete meglio tutte le loro sostanze benefiche. I semi di girasole sono quelli con meno calorie tra i semi oleosi e contengono circa il 45% di grassi, il 25% di proteine e il 25% di carboidrati. Hanno tante vitamine, tra cui B1, B2, B6, A, D e vitamina E, per cui danno energia e sono un buon carburante per tutta la giornata. Sono una buona fonte di magnesio, ferro, cobalto, manganese, zinco e rame, quindi favoriscono il buon funzionamento del metabolismo e tutte le funzioni dell'organismo. Tra gli acidi grassi essenziali forniscono l'acido linoleico, amico del cuore e della pelle. Una curiosità, i semi di girasole non sono tutti uguali, ci sono tre varietà diverse in base al colore. Interessante, vero? Quelli bianchi sono più ricchi di acidi grassi omega 6 e aiutano a costruire la massa magra. Quelli neri sono più ricchi di minerali come ferro, manganese, zinco e sono fondamentali per il metabolismo dei grassi e aumentano il senso di sazietà. Quelli striati con una maggiore percentuale di fibre sono amici dell'intestino. Avete visto quanti benefici i semi di girasole e non solo per i criceti? E per conoscere i benefici e le ricette di tanti altri alimenti, basta iscriversi al mio canale. Clic! Tante volte mi sento chiedere nelle mie consulenze cosa posso mangiare negli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio per rompere la fame, avere energia e non ingrassare soprattutto. Ecco a voi quattro ricette per risolvere questo dilemma e introdurre i semi di girasole nell'alimentazione. I semi di girasole sono conosciuti più come ingrediente per arricchire pane, focacce, crackers, grissini, ma possono essere utilizzati anche in altro modo. Ecco quindi due spuntini originali e gustosissimi, uno dolce e uno salato, e due condimenti particolari, super saporiti a base di semi di girasole. Partiamo con lo spuntino salato per chi come me ama il salato. Potete farlo anche voi a casa. Prendete 150 g di semi di girasole sgusciati, un po' di erbette come basilico o prezzemolo, un pizzico di sale. Mettete tutto in un frullatore per qualche minuto, aggiungete poi un goccio di olio di girasole e continuate a frullare fino a ottenere un composto cremoso. Potete mettere questa crema su crostini integrali o gallette di riso o di mais per chi è intollerante al glutine. Per chi ama più il dolce, ecco uno snack casalingo fatto con 2 cucchiai di frutta secca a pezzettini come fichi, albicocche o prugne, 2 cucchiai di semi di girasole, un cucchiaio di crusca di avena e un cucchiaio di miele. Mettete tutto in una tazza, mescolate bene e gustate questo snack pieno di energia, dolcezza e salute. Ed ecco ora altre 2 ricette sfiziose per rendere i semi più saporiti che mai. Per un aperitivo gustoso e salutista mettete 5 cucchiai di semi di girasole su un foglio di carta da forno in una teglia. A parte mescolate un cucchiaio di olio di oliva, mezzo cucchiaino di polvere di paprika, preferibilmente affumicata o di paprika dolce, mezzo cucchiaino di polvere di cumino e mezzo cucchiaino di sale. Versate la salsina sui semi di girasole e mettete in forno a 180 gradi per 20 minuti. Lasciate raffreddare e servite in una bellissima ciotolina. Per fare un dolce originale e croccante senza troppe calorie, ecco una ricetta sfiziosa sempre con i semi di girasole.
Mescolate 6 cucchiai di semi di girasole a 3 cucchiai di miele o sciroppo d'acero, 1 cucchiaio di olio di semi di girasole, mezzo cucchiaino di sale e a piacere un cucchiaino di cannella. Stendete tutto in una teglia con carta da forno, mettete in forno a 180 gradi per 20 minuti, facendo in modo che si croccantizzi bene sia sopra che sotto. Poi lasciate raffreddare e il vostro croccante sarà pronto, super nutriente e super sano. Originali queste ricette, vero? Provatele a casa e fatemi sapere come va nei commenti qui sotto. Diventate portatori sani di salute, condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. Fate conoscere anche agli altri i mille usi dei semi di girasole. E per approfondire tante informazioni sui semi di girasole, le trovate a questo indirizzo del mio sito scritto nell'info box qui sotto. Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!